le ferrovie danesi di DSB hanno raggiunto un accordo per vendere 15 dei 23 IC2 costruiti da Ansaldobreda IC2. L'accordo risale al 16 giugno. Non è chiaro chi le DSB venderanno le automotrici. Ciò avverrà senza garanzia, dato che questi treni hanno da subito avuto una storia travagliata e hanno mai brillato per efficienza e affidabilità. Il manager di DSB Jürgen Müller ha solo fatto sapere che i treni verranno venduti fuori dalla Danimarca. Sconosciuto anche il costo dell'operazione. Un altro IC2 è stato comprato dal Museo Nazionale delle Ferrovie. Gli IC4, invece, rimangono in circolazione sui binari danesi. L'elettrificazione completa della rete, infatti, è prevista non prima del 2024.